segreti della madre, del padre, i segreti degli uomini, i segreti della società e i loro segreti, giù, nella tomba. Il pianto della donna è considerato piuttosto pericoloso, perché alletta le serrature e i chiavistelli sui segreti che porta. In verità, per il bene dell'anima della donna, è meglio piangere. Per le donne le lacrime sono l'avvio dell'iniziazione del clan delle cicatrici. Questa tribù eterna di donne di ogni colore, di tutte le nazionalità, di tutte le lingue, che attraverso le epoche hanno vissuto qualcosa di grande e hanno conservato un orgoglio. Tutte le donne hanno storie personali ampie nella portata e possenti nel nome, come nelle favole. Ma c'è un tipo di storia in particolare, connessa con i segreti delle donne, specie quelli legati alla vergogna, che contengono alcune delle storie più importanti cui una donna possa dedicare il suo tempo. Per la maggior parte delle donne, queste storie segrete sono incastonate non come pietre preziose in una corona, ma come nera ghiaia sotto la pelle dell'anima. Una donna strana, ma assai bella, dai lunghi capelli d'oro sottili come grano filato. Era povera, non aveva madre né padre, e viveva da sola nei boschi e tesseva su un telaio fatto con rami di noce scura. Un tipo brutale che era figlio del carbonaio cercò di costringerla al matrimonio. E lei, nel disperato tentativo di comprarne la rinuncia, gli regalò una ciocca di capelli d'oro. Ma lui non si curava del fatto che era oro spirituale, non denaro, quello che gli aveva dato. E quando volle vendere i capelli come una qualsiasi mercanzia al mercato, la gente lo canzonò e pensò che fosse pazzo. In collera, di notte tornò alla cabana della donna, la uccise con le sue mani e ne seppellì il corpo accanto al fiume. Per molto tempo nessuno si accorse dell'assenza della donna, nessuno si curava di lei, della sua salute. Ma nel sepolcro i capelli d'oro della donna presero a crescere e a diventare sempre più lunghi. I magnifici capelli ondulati si sollevarono in spire attraverso la terra nera e crebbero sempre di più fino a ricoprire la tomba di un lungo, di un campo di ondeggianti giunchi d'oro. I pastori tagliarono i giunchi per farne flauti e quando presero a suonarli i piccoli flauti cantarono e non smisero più di cantare e cantavano: qui giace la donna dai capelli d'oro, assassinata giace nel suo sepolcro, uccisa dal figlio del carbonaio perché desiderava vivere. E così l'uomo che aveva tolto la vita alla donna dai capelli d'oro fu scoperto e portato in giudizio, e coloro che vivono nei boschi selvaggi del mondo furono di nuovo al sicuro. Thank you.
Alcuni mesi fa ero a un concerto di un cantautore, uno di quelli non tanto famosi, Massimo Cumbula. Uno di quei cantautori che durante i loro concerti parlano molto, raccontano le loro canzoni, le spiegano, dicono perché le hanno scritte, quali sentimenti hanno ispirato e vogliono ispirare. Ecco, in quell'occasione mi colpì una canzone in particolare, ispirata a un fatto di cronaca successo negli anni 90. Uno di quei fatti di cronaca che ancora oggi e quasi quotidianamente sentiamo e che riguardano la violenza sulle donne. In quel caso, nelle campagne del Vicentino, una contadina stava tornando a casa dei campi sul far della sera. Era sola, venne seguita, venne aggredita, violentata e uccisa da tre balordi. Erano tre ragazzotti della zona che volevano divertirsi e le tolsero la dignità, le tolsero la vita. La donna era una giovane sposa, una giovane mamma. Il marito era amico di questo cantautore che scrisse questa canzone. Il testo della canzone che Elena e io ora interpreteremo è una sorta di dialogo tra il marito che piange la sposa e lo spirito della donna divenuto ormai eterno, capelli rossi. La luna aveva i capelli rossi quella sera d'agosto. Per citarne le rane dei fossi, poi si interruppe di colpo. E la civetta girò allora il suo sguardo, fotografò il mio destino. Io ritornavo dai campi in ritardo e mi seguì l'assassino. Portò gli occhi, i tuoi occhi, e nei sorrisi il tuo sorriso. Porto nei sogni, i tuoi sogni, non dovevi lasciarmi così, non dovevi lasciarci così. Non volevo lasciarti così, non volevo lasciarmi così. Fu lo zoo che non trova pace, il mendicante di luce, fu il sicario dei boschi d'estate, cacciatore di fate. Porti negli occhi, i miei occhi, e nel sorriso il mio sorriso. Porti nei sogni i miei sogni. Non volevo lasciarti così. Non volevo lasciarti così. E i vecchi saggi, piegati sul fiume, vi svegliano ancora il mio nome. Siete avvicini alla scura corrente. Ne sentirai la canzone. Campane in paese, ritoccano ancora. Lo stesso giorno, a quell'ora, i cani abbaiano tutta la notte e l'allodo per l'aurora. Porti negli occhi, i miei occhi, e nel sorriso il mio sorriso. Porti nei sogni i miei sogni. Non volevo lasciarti così. Non volevo lasciarti così. Anche stanotte, la luna ha i capelli rossi. Di un rosso vermiglio. Fuori in giardino, io ti sento cantare dall'altalena sul Tiglio. Porto negli occhi, i tuoi occhi, e il sorriso, il tuo sorriso. Porto nei sogni, i miei sogni. Non volevo lasciarti così. Non volevo lasciarti così. Thank you.
E vedrai che scoprirò
che non era in pietra come pensava, ma cadde russo, proprio come la rosa che è. Costanza e Nadia sono stati scelti appositamente per il significato
in cui essi sono intrisi. Costanza infatti significa salda, ferma, costante, risoluta, tenace. Costanza però ha avuto bisogno anche di aria, che significa speranza, perché da sola non sarebbe mai riuscita ad uscire dalla situazione di completa sottomissione al convivente. La speranza che l'amicizia può donare, le parole di conforto e di incoraggiamento che arrivano da chi sta intorno alle vittime di violenza, sono fondamentali per il recupero di tutte le costanze che abitano il nostro mondo. Il vero cammino comincia proprio dopo l'assenza fisica del proprio pulsivo. Il percorso di guarigione che permetterà di riprendere conoscenza con se stessa, di rielaborare i traumi vissuti e di non cedere alla tentazione, sempre presente in questi casi, di ritornare con il proprio partner maltrattante, semplicemente perché ci si sente sole e perché si ha la sensazione di essere degli alieni nella società, abituati a modi di vivere ben diversi. Le vittime di violenza, per certi versi, sono paragonabili a quegli animali vissuti in gabbia, che se liberati muoiono di paura e preferiscono di gran lunga tornare nella gabbia a cui erano abituati. Costanza, infatti, esce per la prima volta con un'amica dopo 4 anni. Il momento più critico per il recupero delle vittime di violenza è proprio l'attimo in cui escono di nuovo per la prima volta alla luce del sole, il preciso istante in cui assaporano la libertà. Insieme alla libertà si accorgono di aver perso il loro compagno di vita. Che esso sia buono o cattivo, il compagno di vita resta una persona fondamentale nella vita di ognuno e il legame che è stato instaurato è difficile da spezzare. Il sostegno amicale, psicologico, morale, fatto di atti concreti, di compagnia, di parole, è la base per ottenere la conquista della vera libertà della vittima. Paradossalmente la vittima riesce a emergere con le sue sofferenze solo dopo l'accoglienza e grazie ad essa riuscirà ad esplicitare le sue emozioni e a sopprimere la vergogna per ciò che è successo. Costanza, rappresentante di tutte le vittime di violenza, non è stata più nel silenzio, ma denuncia attraverso la corrispondenza i trattamenti ingiusti che ha subito. L'ascolto privo di giudizi, di pregiudizi in aria, è ciò che permetterà ad ogni ex vittima di aprirsi nuovamente al mondo, di acquistare fiducia nell'altro e ricostruire le basi per una vita futura. Ci troviamo in una delle sale del comune di Cuneo e qui con noi abbiamo un gruppo di persone che adesso andranno direttamente a presentarsi e che oggi perché la manifestazione è cominciata già parecchie ore fa e comunque siamo arrivati verso la sera, praticamente festeggiate l'inaugurazione di un qualcosa che però è già cominciato un po' di tempo fa. Allora cominciamo a presentarvi tutti e poi ci parlate anche della manifestazione. Sono Mellano Nicola, presidente della cooperativa Fiordaliso, educatore della Casa Rifugio. E quindi l'inaugurazione sarebbe quella della Casa Rifugio. Sì, parliamo della Casa Rifugio, che è una casa che ospita donne vittime di violenza sul territorio di Cuneo, è attiva già da 6 mesi, abbiamo già accolto alcune situazioni del nostro territorio, collaboriamo con tutto il territorio e la rete dei servizi del cuneese, ecco, del nostro territorio. Grazie. Allora, invece la signorina? Io sono Giulia, operatrice della cooperativa Fiordaliso di qui sopra. Anch'io mi occupo della casa rifugio, di cui ha già parlato lui. Allora, ecco, a lei vorrei chiedere, abbiamo parlato prima delle donne che hanno appunto avuto problemi di violenza eccetera, che devono trovare il coraggio di ribellarsi e di rivolgersi, avere la possibilità di accedere ad un rifugio e di essere protette per un periodo è importantissimo, ma cosa devono fare? Allora, innanzitutto
c'è una rete antiviolenza che è quella del comune, ha diversi numeri utili per poter accedere alla protezione necessaria. Per quanto riguarda la casa rifugio ci sono gli enti predisposti, ad esempio quando una donna si trova in pronto soccorso eccetera, le viene dato il numero da chiamare che è attivo 24 ore su 24 di emergenza della casa rifugio. Noi rispondiamo, quindi gli operatori in primis, e accogliamo la richiesta di aiuto della signora facendo un colloquio preliminare e poi segue l'inserimento in casa rifugio nella struttura vera e propria. Grazie. Allora abbiamo qui la signora Roseo, non la faccio presentare perché è forse quella più conosciuta, quella politicamente diciamo più impegnata. Da quanto tempo vi impegnate? Qual è stato tutto l'iter per riuscire finalmente a fondarla una casa rifugio a Cuneo dove comunque serviva? Ma noi abbiamo una rete antiviolenza che sta lavorando sul territorio in maniera molto pressante, molto intensa già dal 2008 e così piano piano abbiamo fatto un percorso di inserimento anche di donne vittime di violenza nella casa rifugio e ci voleva perché purtroppo nel momento in cui le donne subiscono violenza poi hanno bisogno di avere un momento di tranquillità, di essere protette e coccolate per capire che cosa vogliono fare, per capire se devono denunciare, per capire se hanno la forza di andare avanti. Quindi era fondamentale avere la casa rifugio e grazie a dei finanziamenti regionali e grazie al lavoro dell'assessorato delle pari opportunità e delle associazioni di volontariato che si occupano, che lavorano all'interno della rete antiviolenza, siamo riusciti a farla partire in primavera. Una cosa preoccupante che ho sentito nelle vostre dichiarazioni di prima è il fatto che questo è un fenomeno in aumento. Come mai? Cioè, è per il momento di crisi? Per che motivo è in aumento questo fenomeno? È un fenomeno che purtroppo è ancora in ascesa. Ogni 48 ore una donna viene uccisa dal proprio compagno o dalla persona che riteneva essere l'amore della sua vita e purtroppo succede in maniera sistematica. Questo perché probabilmente sì, la crisi può sicuramente avere un ruolo in tutto questo percorso, probabilmente manca da parte degli uomini un'identità vera e propria, c'è un momento di sbandamento, le donne hanno acquistato una loro indipendenza, una coscienza di loro stesse e probabilmente in maniera molto veloce, quindi traumatica per l'uomo. E in un momento di crisi in cui i valori, perché è una crisi valoriale, non solo una crisi economica questa, in cui i valori vanno a perdersi, anche lo sbandamento totale provoca dei momenti di tensione molto alti. Come mai abbinare una serata di danza, di tango argentino? Poco fa ho sentito qualcuno dire queste sale del comune sembrano una zona di un salone delle feste per fare la milonga, no? In questo caso non mi sembra un salone. Ecco, è un abbinamento insomma particolare. Come mai questa idea di questo abbinamento? Ma il comune è la casa di tutti. È la nostra casa, è dove il salone d'onore, è il salone bello, è il salone dove si invitano le persone importanti e mai come in questo momento è un momento importante per parlare della rete antiviolenza e della violenza sulle donne, quindi ci sembrava opportuno anche mettere a disposizione di una serata che non è una serata di danza, perché il tango è una danza struggente, una danza appassionata, una danza che muove i sentimenti profondi, esprime sentimenti forti, che muove per sentimenti profondi e quindi ci sembrava opportuno coinvolgere i ballerini in questa serata per parlare di violenza e di rete antiviolenza. Allora, il signore? Io sono Andrea Caraglio, sono un collaboratore con la scuola di danza Danzicheria di Cuneo. Abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con l'ufficio pari opportunità per questo evento. Abbiamo pensato di proporlo e anche in funzione del fatto che il tango potrebbe essere una buona alternativa a un problema del genere. Molte persone
quando devono ritornare a vivere a seguito di qualsiasi tipo di problema possono ripartire da una cosa piccola. Il tango può essere un inizio, un nuovo inizio, per ritrovare se stesse e per ritrovare persone che valorizzano le donne. Eccoci qui per questo motivo. Grazie. Due, due, venerdì, io chi solo ne sta pensa, se messo...